Divieto di dimora nel territorio cittadino per il sindaco di Crotone Ugo Pugliese e per l'assessore allo sport Giuseppe Frisenda per un'inchiesta della procura per la gestione ad una società privata della piscina olimpionica comunale. Soverato inaugurato il Giardino degli Angeli, collocate 13 opere d'arte che rappresentano le vittime del campeggio Leggiare. Presentata la rassegna di concerti al Pala Emilione di Crotone. Gentili telespettatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di S1TV. Il corpo senza vita di un migrante di nazionalità ivoriana, Ousmane Keita, di 22 anni, bracciante agricolo domiciliato nella baraccopoli di San Ferdinando, è stato trovato in un agrumeto nelle campagne di Rosarno, in contrada Bosco. Keita aveva conficcato tra collo e testa un paio di forbici del tipo usato per tagliare i rami delle clementine. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro sotto le direttive della Procura della Repubblica di Palmi. Si valuta l'ipotesi dell'omicidio, ma non si esclude neppure quella della morte accidentale a causa di un incidente sul lavoro. A scoprire il corpo sono stati alcuni migranti che lavoravano con Keita e che, non vedendolo rientrare dal lavoro, sono andati alla sua ricerca. Per accertarne le cause della morte è stata disposta l'autopsia sul corpo del migrante. Al sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, e all'assessore comunale allo sport, Giuseppe Frisenda, la Digos della Questura ha notificato un divieto di dimora nel territorio cittadino emesso dal GIP. Il divieto è stato emesso nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica sull'affidamento in gestione ad una società privata della piscina olimpionica comunale. E sempre a Crotone, nel corso di una conferenza stampa, è stata presentata la rassegna di concerti al Pala Emilione. Vediamo. Siamo, oramai credo che tutta la Calabria stia ragionando in termini di promozione turistica, e la promozione turistica la si fa così. Grande evento sportivo, grandi eventi musicali e poi ovviamente legheremo gli eventi culturali. In primis per noi è l'antica Crotone, che presenteremo alla Borsa dell'Archeologia il 16 novembre a Pestum, e quindi stiamo promuovendo la nostra città. A me piace dire, come ho detto ieri anche in occasione delle ricorrenze dell'eccidio di Fragalà, stiamo promuovendo l'intera Calabria, perché credo che oggi, se l'intera Calabria, se tutti i comuni e se tutti i sindaci riuscissero a fare squadra in questo momento, al di là della colorazione politica, credo che probabilmente la nostra Calabria riuscirà a risalire la china e ha tutte le carte in regola per risalire e per andare in vetta a questa cima. È mancato l'impegno negli anni passati, era mancato l'obiettivo. È stato con questa giunta, la mia amministrazione ha voluto fissare un obiettivo che era il rilancio turistico della città. Non avendo noi la possibilità oggi di poter competere con le imprese del nord, sul manifatturiero, sull'industria in generale, perché ci mancano le infrastrutture primarie, è chiaro che dovevamo sfruttare quello che abbiamo, o meglio utilizzare, perché non mi piace la parola sfruttare, utilizzare le nostre grandissime, bellissime risorse naturali e archeologiche. Su questo abbiamo impostato un progetto turistico che non è solo quello del mare, che si fa a luglio ad agosto, come naturalmente è, anche se quello è un turismo quasi che io individuerei come ritorno dei nostri concittadini che sono emigrati, ma l'idea è quella di fare un turismo destagionalizzato che possa far vivere la città e possa far vivere il nostro territorio, la nostra area vasta come provincia di Crotone, per tutto il periodo che necessita, perché d'inverno noi abbiamo la sila, abbiamo la montagna, abbiamo la neve e quindi la possibilità di andare anche a sciare, d'estate abbiamo il mare, i periodi di inframmezzo dobbiamo riempirli con questi eventi. Sì, Crotone diventa teatro di grandi eventi, è un progetto che va avanti da qualche anno con Senese, che è un imprenditore che promuove spettacoli di grandissimo livello in tutta la Calabria. Crotone per la prima volta sarà sotto i riflettori nazionali, non solo per il settore sport, ma anche per il settore degli spettacoli. È un progetto anche di destagionalizzazione dell'offerta turistica, perché i grandi eventi fanno turismo e fanno presenza in città. Devo ringraziare questa azienda di promozione della ditta Senese, perché grazie a questa collaborazione Crotone e i crotonesi rimarranno nella propria città e potranno assaporare quelli che sono gli eventi nazionali.
Mi dicono che i biglietti stanno andando a ruba, quindi sono tutti spettacoli di primissimo livello e mi dicono che gli acquisti sono provenienti fuori dalla provincia di Crotone, non solo da Crotone e provincia, quindi questo significa che attrarremo in dei periodi dell'anno che diciamo non è la solita stagione balneare, presenze nella nostra città, quindi significa anche economia per un territorio. Sì, è un programma, un cartellone variegato, non solo la grande musica italiana ma anche i comici che in questo momento stanno alla ribalta, quindi Pino Omedeo per questo cartellone che speriamo insomma, di riprovare a promuovere per le prossime volte. Guarda, ci eravamo lasciati il 2017 con un grande evento di Fiorella Mannoia, avevo già detto che non era il primo e l'ultimo. Secondo me Crotone è una città di turismo, una città di cultura, una città che si può promuovere attraverso i grandi eventi musicali e quindi avevo detto che non era, avevo pensato ad un progetto molto serio e dopo 2 anni siamo qui con 4 meravigliosi eventi. E cercheremo di promuovere ancora di più la Calabria, la città di Crotone attraverso questi meravigliosi eventi. Quindi si parte il 23 con Francesco Renga, 3 date nel 2019, quindi il 23 di novembre Francesco Renga, l'8 di dicembre Fabrizio Moro, il nuovo show di Pino Omedeo il 19 di dicembre, poi nel 2020 il 1 febbraio un grandissimo evento, balliamo sul mondo, scritto da Luciano Ligabue, quindi sarà una grande sorpresa. Quindi io voglio ringraziare l'amministrazione di Crotone che mi sta dando supporto almeno per i servizi, un grande palazzetto che è veramente molto bello, quello del Palamilone di Crotone, e spero che il pubblico farà la sua parte come ha fatto sempre con i nostri concerti in tutta la Calabria. Guarda, la costa crotonese è una zona bellissima, una zona che merita veramente tanto. Però voglio ricordare che la SM Musica non ha contributo di nessun niente, quindi lavoriamo con le nostre forze, abbiamo una squadra di lavoro da oltre 20 anni che lavora per costruire grandi eventi in Calabria, per dare promozione turistica, promozione culturale, però ci vorrebbero altre risorse perché solo con le nostre risorse non veramente diventa ancora più rischioso. Quindi speriamo che la Regione Calabria abbia attenzione delle aziende che lavorano per lo spettacolo, per il turismo e per la cultura e non sperperare fondi importanti ad altre cose che poi alla nostra Calabria non porta nulla. E adesso Soverato, il giardino tra il Miramare e il Lido San Domenico sul lungomare di Soverato, ora ha un nome, il Giardino degli Angeli, dove grazie all'amministrazione comunale sono state collocate 13 opere d'arte che rappresentano le vittime del campeggio leggiare realizzate dall'architetto Francesco Tinello e dal designer Novella Monteleone. Il servizio. Beh sì, oggi per noi, per la città di Soverato, è una giornata molto importante perché abbiamo inaugurato questi giardinetti, come li abbiamo chiamati, come il Giardino degli Angeli, in ricordo appunto delle 13 vittime della strage, ahimè, del Leggiare avvenuta il 10 settembre del 2000. In questi anni abbiamo dato dignità a quel luogo, infatti proprio nella località dove purtroppo hanno perso la vita queste persone, dove non c'era praticamente nulla, abbiamo realizzato una piazzetta e all'interno di quella piazzetta un monumento e quest'anno vi abbiamo aggiunto delle opere d'arte, 13 angeli realizzati in acciaio e abbiamo voluto questa sera collegare quella località con la città di Soverato. All'interno di questi giardinetti abbiamo installato la parte negativa di quelle opere d'arte con un progetto particolarmente interessante dal punto di vista artistico, realizzato, ideato da 2 architetti giovani molto capaci che sono Francesco Tinello e Novella Monteleone, con un effetto particolare, quindi ci sono queste 13 sculture in acciaio illuminate da dei faretti per cercare di appunto mantenere questo ricordo vivo,
purtroppo è stato l'evento tragico che ha scosso la nostra città, che ha lasciato una ferita aperta, che io dico non va mai chiusa, anzi ci va messo del sale sopra come monito per non tornare a fare errori come quelli che furono fatti all'epoca, che poi hanno fatto sì che perdessero la vita 13 persone. Spesso i disastri avvengono per colpa dell'uomo, e allora ecco che gli amministratori, ma tutti i cittadini, devono cercare di essere sempre più attenti al territorio, a non violentare il nostro territorio, ma a rispettarlo, affinché appunto eventi come quelli successi nel 2000 non debbano più accadere. Questo è il simbolo del barelliere che spinge un malato. E ne sono onorato. Poi la potrò tenere, può conservare. No, ma... la terrò molto volentieri. Quindi chiedo un applauso al nuovo barelliere dell'Unità. Un gruppo di genitori degli alunni scuola primari dell'infanzia del Plesso Coscaro, ubicati in località Cinque Palmi nel comune di Conflenti, ha scritto una lettera aperta indirizzata al sindaco di Conflenti, al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Martirano e all'ufficio scolastico regionale sede di Catanzaro. I genitori nella missiva segnalano varie situazioni più o meno gravi di disagi vissuti dagli alunni, tra questi gli spazi inadeguati, porte di ingresso delle due aule non apribili in contemporanea con conseguenti rischi di sicurezza, l'assegnazione di una ulteriore classe con la conseguente perdita del locale mensa a disposizione, consumazione dei pasti che avviene sui banchi dove si svolgono le attività scolastiche. Per queste motivazioni viene chiesto all'amministrazione comunale la realizzazione di una struttura per la chiusura di una veranda e la realizzazione di una passerella a coperta per poter ubicare uno spazio mensa temporaneo nei locali della scuola dell'infanzia e la possibilità di mantenere l'istituzione scolastica San Mazzeo fino alla realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico previsto e finanziato dell'edificio scolastico sito nella località Coscaro. Inoltre i genitori comunicano che la realizzazione del nuovo edificio presso Passo Cesara ad opera dell'amministrazione comunale non rappresenta la soluzione del problema scuola, poiché non è nelle intenzioni degli iscriventi provvedere al trasferimento e iscrizione dei propri figli nella costruenda scuola per una serie di motivazioni di tipo logistico ed infrastrutturale. E adesso ci spostiamo a Squillace, dove vediamo una sfilata di moda. L'ultimo sabato d'autunno incontriamo a Squillace Lido un amico di SMTV, Antonio Fontanella, perché stasera c'è un'importante sfilata, si presenta una collezione di abbigliamento autunno-inverno 19-20 e soprattutto c'è l'organizzazione di Antonio Fontanella, appunto. Sì, l'organizzazione è mia perché porto tutte le ragazze che hanno partecipato alla finale nazionale Venere d'Italia 2019. E in più la sfilata, la titolare è la signora Baranca Maria Rosaria, e facciamo questa dimostrazione, questa collezione da autunno-inverno. Quindi capi d'abbigliamento eleganti e belli, ma anche modelle affascinanti, perché chi ha partecipato a Venere d'Italia ha un background importante. Abbastanza, per partecipare alla finale, tu lo sai, si deve essere oltre che carine, belle, anche saper parlare tutto quanto. E qui già è prestissimo, ma già è tutto pieno perché ci sono parecchi che verranno a vedere, quindi un sabato diverso, ma un sabato targato Antonio Fontanella. Sì, ce ne stanno parecchi, sono i genitori delle ragazze che sono fuori a prepararsi, vanno a mangiare per non perdere tempo, vi dicendo, come infatti poi dovremo andare noi. E poi alla fine c'è un piccolo buffet organizzato dalla titolare Charm per tutti quanti quelli che verranno a vedere la serata.
e incontriamo un altro volto conosciuto, Maria Rosaria Barranca. E allora come sarà questa donna dell'autunno-inverno 2019-2020? Allora sicuramente sarà una donna molto colorata, e molto morbida nelle forme, perché la collezione appunto che andremo a presentare, le varie collezioni, dovranno accontentare tutte le donne, dalla più esile a quella più formosa, che comunque hanno voglia di essere belle e sentirsi belle soprattutto. Stasera siete avvantaggiate perché avete le Miss di Venere, sì, d'Italia, però tutte le donne hanno un loro fascino. Assolutamente sì, e stasera appunto queste ragazze splendide, di cui ne vado davvero fiera, e colgo l'occasione per ringraziarle tutte, in particolar modo il padron Antonio Fontanella, che mi ha dato questa opportunità, il fotografo, la collaboratrice Conni, davvero grazie a tutte, e comunque sono veramente felice, emozionata. Voi ci state ospitando nel backstage, ma si sente l'emozione sia di chi organizza sia di chi sfila? Sì, tantissimo, perché è la mia prima sfilata dopo 3 anni di lavoro accurato a creare insomma questo negozio, che è nato una piccola boutique che piano piano poi via via ha preso volto, insomma, per come io volevo, e quindi l'emozione cresce davvero tanta. E una mia ultima curiosità: con tutti questi vestiti, qual è il tacco che servirà alle donne, anche quelle che dovranno usarlo nella vita quotidiana? No, nella vita quotidiana anche lo stivaletto più basso e comodo di questo mondo, stasera ovviamente no, tacco 12. E allora la caratteristica fondamentale è la bellezza stasera, eleganza e bellezza. Io mi fiondo appunto in mezzo a una marea di bellissime ragazze, e incominciamo da qua, il signor siciliano, con nome, cognome e quanto ti piace sfilare. Sara Sinopoli, mi piace un sacco. E da dove vieni? Catanzaro. Ecco, poi ci sono anche le bionde, ecco gli occhi azzurri, questo ve lo garantisco. Cristina Lio, la Mezza Terme, e mi piace tantissimo sfilare. E con che tacco? 12. Poi ecco, prego. Carmen Mazza, Borgia, e mi piace moltissimo sfilare. Ho capito, anche tu con tacco alto oppure tacco più comodo? No, molto alto. E io continuo, questo è veramente, grazie ad Antonio Fontanello, una cosa meravigliosa. Claudia Barbaro, vengo da Catanzaro, e mi piace sfilare per divertirmi. E soprattutto il trucco, mi sembra che nel tuo caso serva poco, ma rende ancora più bello il viso. Merito della make-up artist, ovviamente. E allora, passando, impallando le altre, qui è anche alta senza tacchi, se non vado errato. Cernat Giuliana, vengo da Locri. Quindi trasferta lontana, da Locri qui a Squillace Lido. Sì, perché mi piace moltissimo sfilare. E poi, invece tu sei? Raffaella Andreacchi, e vengo da Serra San Bruno. Perfetto. È doloroso quel piercing sopra il labbro? No. Perfetto. Prego. Faraon Roxana, vengo dalla Lamezia Terme e mi piace sfilare. Che tipo di vestito preferisci? Di solito casual. Però stasera? Stasera elegante. E invece casual, ma ugualmente bella ed elegante, tu sei? Sara Sorrentino, vengo da Squillace Lido, quindi abito qui. Giochi in casa? Certo, è la prima volta che faccio una cosa del genere, una sfilata, quindi non so cosa dire. La cura dei capelli, come sarà la tua acconciatura stasera? Così, normale. Normale, ma è bellissima. E invece abbiamo qui, già sportiva, ma tra poco sarà elegante, tu sei? Alessia Mastria, da Catanzaro. E tu conosci Antonio Fontanella, tu sei tra quelle di Venere d'Italia? Sì. Quindi avete già sfilato? Sì. Mi piace pure molto sfilare. È complicato mettersi tutte queste cose luccicanti intorno agli occhi? Dipende da come si vogliono mettere. Faccio un salto, ecco, è alta ma è sul gradino, non sono diventato io basso. Buonasera a tutti, sono Nica Giuliana Vasilica e vengo da Serra Stretta. Ringrazio Antonello Fontanella, che ci fa divertire ed è sempre il migliore. Perfetto, permettimi, questi sono capelli ricci? Sì. E invece sopra sono lisci, c'è un trucco del parrucchiere. Sopra sono cotonati.
benissimo, non ne capisco niente, ma ci sono andato vicino. Buonasera, come è andato a Venere d'Italia? No, io non ho partecipato a Venere d'Italia, ma sono propensa a partecipare quest'anno. Mi chiamo Crystal e vengo dalla Lamezia Terme, ovviamente amo sfilare. E siccome un domani dovrei dire la mia prima intervista ho data a Soverato 1, dici Crystal, il cognome? Berlingeri. Perché queste ragazze, secondo me, hanno un futuro. Buonasera, mi inchino ancora alla bellezza, tu sei? Maglaviti Antonella, ho 24 anni e vengo da Reggio Calabria. Caspita, qui lontanissimo, ma per Antonio Fontanella si fa? Assolutamente. Io ho la sensazione che tu sei abituata a sfilare, nel senso che o ne vedo nei tuoi occhi una certa esperienza appunto in questo settore. Ho iniziato da poco, però è una bella esperienza. E concludiamo, ultima ma ugualmente bella, tu sei? Sino Polinoemi. E da dove vieni? Da Catanzaro. Perfetto. Sei emozionata? Sì, molto. Ma quando si comincia la sfilata, qual è il sentimento che si prova? Ansia. E allora, signor Siciliano, se vi allontanate, vengono tutte intorno al simpatico conduttore, prego. Venite tutte intorno, io mi metto in mezzo e salutiamo Soverato 1 come abbiamo fatto anche in passato. Ecco, ci siamo, il signor Siciliano. Ecco, io in ginocchio. Signor Fontanella, venite in ginocchio pure voi, perché di fronte alla bellezza bisogna fare necessariamente così. Io ora alzo il microfono, 1, 2, 3 e tutte voi direte viva S1 TV, mi sembra il minimo. 1, 2, 3... Viva S1 TV! E la magia della fotografia è affidata a Marco Gigliotti, anche lui conosciutissimo, anche da chi non ne capisce niente come me. Un'altra serata di lavoro, ma lavorare così è bello, perché alla fine i risultati si vedono. Eh sì, soprattutto con tutte queste belle ragazze che abbiamo, speriamo che uscirà una bellissima serata. Quanto è difficile fare un reportage e curare la fotografia di una sfilata di moda? Richiede molto impegno e molti sacrifici, però ci mettiamo sempre l'impegno giusto, speriamo che vada bene, dai. E quanto è difficile lavorare con Antonio Fontanella, che so che è molto esigente? Tantissimo, è quasi insopportabile, però dai, si lavora bene, dai, si lavora bene con Antonio. E l'ultima domanda, ci diamo un appuntamento, perché la faremo poi una sfilata per la collezione estiva, che magari è più intrigante di quella autunnale. Sicuramente ci daremo un altro appuntamento verso marzo-aprile, per presentare la nuova collezione estate 2020. E la serata sarà allietata dalla splendida voce di Lucrezia Barbieri, che canterà quante canzoni, ha detto il signor Fontanella? Tre. Tu da dove vieni? Vengo da Roccellette di Borgia. Ah, quindi giochi in casa. E da quanto tempo canti? All'incirca 5 anni. Quindi una voce che però si è già fatta sentire parecchio, perché ti conosciamo, anche se in varie occasioni abbiamo avuto modo di sentirti. Quant'è l'emozione? Un pochino. E quali saranno le tre canzoni che canterai? Allora, la prima sarà Per sempre di Nina Zilli, poi When I Was Your Man di Bruno Mars e Stay di Rihanna. E allora, guarda, visto che noi siamo curiosi, non è che ci puoi accennare giusto un pezzettino di una di queste tre al volo, così a freddo, una cattiveria, lo so. Quella che preferisci, un accenno per S1 TV. Stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che... Meravigliosa, veramente brava, noi ti facciamo i complimenti. E allora, signor Siciliano, questa è una sfilata di moda. Io prendo Lucrezia, le do il braccio e ce ne andiamo sfilando. Lucrezia, saluta. Ciao. A presto. L'eleganza allo stato puro, come potete notare. Bene, con questa nota di bellezza si chiude qui il nostro TG, come sempre grazie di averci preferito e buon proseguimento con la programmazione di S1 TV. Arrivederci.